cose. Ordine, ordine! Dichiaro aperta la prima sessione del Gran Consiglio del Crimine. Come sapete, ho organizzato personalmente le vostre evasioni e vi ho fatto venire tutti qui perché voi cinque rappresentate... Eh? Testa dura, non puoi aspettare? Come vi dicevo, vi ho fatti venire tutti qui poiché voi rappresentate la creme del crimine. Sì, noi compiremo la più clamorosa rapina al treno di tutti i tempi e il premio sono 80 milioni di dollari in oro. Osservate. È Kenz Goffrey che vi parla. Benvenuti alla bella vita dei mega miliardari. Oh là là, lustratevi gli occhi con il treno più lussuoso di tutta la storia delle ferrovie. Sì, è un mezzo di trasporto da sogno per i super VIP. Costoro viaggiano con i loro amici, le famiglie e un eccentrico miliardario texano addirittura con il proprio oro. Mahone è il mio nome e Jones è un amicone. Con gli altri poliziotti carichiamo i bei lingotti. Mahone, siamo sulla rete nazionale. Ma salve, sono il capitano Harris. Quando penserete alla legge, ricordate il mio nome. No! Forse non hai udito il mio corno di caccia, figliolo, ma il tuo fondoschiena l'ha sentito di certo! Mi scusi, mega miliardario Leroy P. Watkins. Non ha paura che qualche criminale possa tentare di rubare i suoi lingotti? Ah, no, davvero. Se qualcuno osa solo sfiorare il mio oro, si azionano i freni ad aria compressa e il treno si ferma. E poi i portelli del vagone cassaforte si attivano con la voce. Si aprono soltanto quando pronuncio le parole magiche. Sono pazzo di te. Non di te, ragazzo, ma del mio oro. Io amo alla follia il mio oro. Questo apparecchio di identificazione computerizzato prima legge l'impronta della mia mano e poi fa aprire il portello. E che succede se lo fa qualcun altro? Diciamo un criminale o un imbecille che per sbaglio ci appoggia sopra la sua mano? Ma è tutto fatto, Mr. Watkins. Il suo oro è sul treno sano e salvo. Ehi, ma che... Accidenti, è impossibile avvicinarsi a quell'oro, grande capo! Questo è vero se ci tentasse un uomo solo, squalo. Ma insieme, ricorrendo agli speciali talenti di noi tutti, quell'oro sarà presto in mano nostra. Artiglio, tu avrai il compito di penetrare nell'attico di Watkins e di rubare... Oh, il posto è questo, Mauser. Inizia il divertimento. Oh, non pensare ai gioielli, Mauser. Questa polvere sensibile agli infrarossi ci mostrerà quel che cerchiamo. Oh, un campione perfetto. Prendilo, Mauser. Ok, gattaccio. Molla quella carta da parati e artigli in alto. Venite a prendermi. Amigos! Io penserò al piccolo, tu prendi il grande. Ehi, no, questo non è leale! Non vi sarà tanto facile prendere il re dei gatti d'appartamento. È ancora da vedersi. E va bene, bestiaccia pulciosa. Ora basta giocare al gatto e al topo! Ehi, ma dov'è sparito? Qua su, sbirri. Arrivederci, buffoni. Si è dato tanta pena per un brandello di tappezzeria. Qui gatta ci cova. Su questo guanto c'è una copia esatta dell'impronta palmare di Watkins presa dalla tappezzeria. Il treno parte fra 2 ore. Il tuo compito, Amazzonia, è far sì che Watkins ti inviti a seguirlo nel suo viaggio. Oh, considera la cosa fatta, baby. Ok, tutto tranquillo, Mr. Watkins. Avevo chiesto 2 gorilla per proteggermi, ma a dire il vero voi mi ricordate più una Bertuccia e mezza. Non si preoccupi, Mr. Watkins, siamo i migliori angeli custodi della polizia.
siamo intesi. Deve sembrare una vera aggressione. E quando intervengo io, voi filate. Avanti, vedete di darvi una smossa, su! No, ne ancora! Potrebbero esserci dei furfanti nel pistone. Oh! Qui dentro tutto a posto. Aiuto! Mi stanno portando via! Ehi, giù le mani! Sbaglio o c'è qualcuno che grida aiuto? Questi scimmioni la stanno importunando. Sloggiate, vermi ambulanti. Ehi, tu sì che sei una ragazza fantastica! Sono in partenza per la fiera delle vacche di Santa Monica. Faresti di me un uomo felice se accettassi di accompagnarmi. Sai, gli uomini di una certa levatura mi hanno sempre affascinato. Ehi, non ci conosciamo, dolcezza. Mr. Watkins sta facendo uno sbaglio qui le Amazzonie. Non se ne... Vada. Parla, Callan, chiedo rinforzi. Ho individuato Squalo e Testa Dura. Sono sulla strada della montagna pericolosa. Ti raggiungo subito, Callan. Ragazzi, non ci crederete mai! Mr. Watkins si è fatto abbindolare da Phoenix Amazonia! Artiglio, Amazonia, Squale, Testa Dura, tutti in libertà! Sarà meglio rimetterli subito in gabbia. Su gran parte della tappezzeria dell'appartamento c'erano le impronte della mano di Watkins. E solo l'impronta di Watkins può aprire la cassaforte. Oh no, si stanno preparando a rubare 80 milioni in oro! Ah, quella gente non ha abbastanza cervello per realizzare un colpo del genere. Lo sciccoso! Ok, gente, abbiamo un treno da prendere. Vedrai, insieme ci divertiremo più di due puledrini al pascolo, mia bella fatuna dai capelli rossi. Bene, quella furbacchiona di Amazzonia ha preso in trappola il nostro pollo texano. Dov'è Shatto? Si sta assicurando che gli sbirri non ci seguano. Eccellente! Se tutto fila liscio in cima alla montagna pericolosa, incontreremo Squalo e Testa Dura e l'oro sarà finalmente nostro! Il treno parte fra due minuti. Sei sicuro che ce la faremo? Fidati, arriveremo giusto in tempo alla stazione. E ora sistemiamo questi insopportabili piedi piatti una volta per tutte. La barriera si sta abbassando, frena! Addio, sbirri. Stavolta avete perso il treno. Adoro questo lavoro. Come sarebbe a dire che la Freccia Rossa non ha un macchinista? È tutto computerizzato e non ferma fino alla costa occidentale. Per allora lo sciccoso avrà già preso l'oro. Parla Tackle Barry, rispondi Mahoney. Mi sembri in zona di guerra, Tack. Stai bene? Affermativo, questi due tirano come schiappe. Torniamo alla scuola per equipaggiarci. Non lasciate che si avvicinino al treno. Affermativo. Proiettile in arrivo, meglio intercettarlo. Ho dei riflessi da far paura. Gomma a terra! Non controllo più l'auto! Salta fuori! Ma questo è classificabile come reato contro il patrimonio! Segnatelo, Tuck! Questo ciondolo contiene un registratore miniaturizzato. Fai in modo che Watkins dica «Sono pazzo di te!» e con la sua voce potremo aprire la cassaforte. Non preoccuparti. Sarà come un gattino fra le mie braccia. Grazie tante, professore! Grazie alle super cesoie sarà uno scherzo entrare. Oh, scusami, non vorrei dire, ma mi sembra... Salve, sono Mahoney, agente addetto al controllo della pigmentazione. La mia è un'ispezione a sorpresa. Mica male. Ok, qual è il piano? Vogliate scusarmi un secondo? Se ho visto giusto, Amazonia vuole registrare la voce di Watkins che dice «Sono pazzo di te». Zed, Switchak e House, dovete mettere fine a questa storia d'amore. Già, è proprio una vergogna! Aitawa e Hooks, voi cercate Mr. Shatto e Artiglio. Jones e io andremo a caccia dello sciccoso. Tornerò a controllarvi la bronzatura.
Non dobbiamo far correre pericoli a chi non c'entra. Va bene, mi darò ai massaggi. Fai piano, così mi fai male. Conosci il detto? Se non fa male, non fa bene. Basta, ne ho avuto abbastanza. No, non le ho ancora massaggiato i polsi. Porti le braccia dietro la schiena. Oh. Ehi, ma che diavolo succede? Oh, sbirri! Ok, ciccione, questa volta il tuo piano ha fatto un buco nell'acqua. Non è detta l'ultima parola. Non sapevate che sono un esperto spadaccino. Però non c'è che dire. Comunque avete ragione, il mio piano fa acqua. Servizio completo di stiratura. Sì, signori Sbirri. Bene, uno l'abbiamo trovato. Yuhu, soldo di cacio. Sta dicendo a me, vero? Questa volta il cacio ti rimarrà nel piloro. Aspetta, Ux, potrebbe essere una trappola. Ci sei cascata. Nessuno tratta così la mia socia. Vieni fuori, Shatto. So che sei lì dentro. Bravo, hai indovinato. Oh no! Polvere soporifera. Ma, beh, devo riconoscere che hai un tuo stile, Shatto, Mau. Liscio come l'olio sciccoso. Ne abbiamo neutralizzati altri due. Benissimo! Ora Amazzonia farà pronunciare a Watkins quelle paroline magiche e l'oro sarà tutto mio! Oh, Watkins, caro, mi piacerebbe tanto che mi dicessi qualche dolce parolina. Erbacco, Amazzonia, le paroline dolci sono tutte per te. Zuccherino, babà, bignè, ciliegina mia. Oh, io intendevo una classica frase da innamorati. Oh, capisco, vuoi dire... Pomodoro, un alimento sanissimo che non contiene zuccheri. A me non piace, anzi, se li butta mi fa un favore. Certo, come desidera, il capocuoco Zed è qui per compiacere i clienti. Nessuno ha mai fatto una cosa simile. Troppo buono e sono sicuro che apprezzerete anche il resto. Abbiamo la pizza e una montagna di spaghetti. L'abbiamo presa, che bello! Adesso mi avete stufato. Qualcuno chiami una giusta olla. Che fucosa poletrina. Amazzonia, sei l'unica, sono pazzo di te. E tutto quello che possiedo è tuo. Parole più vere non furono mai dette. Cos'è quello? Sono pazzo di te. Ho la sua voce, ho l'impronta della sua mano e fra poco avrò anche il suo oro. E di noi che cosa intende fare? Semplice, vi spedisco gratis con procedura d'urgenza all'altro mondo. Yahoo, che fortuna abbiamo avuto! Potevamo sfracellarci laggiù in fondo! Siamo sempre in tempo, eh! Tac, rispondi, Tac, Mayday! Qui è Maoni, siamo fritti! Prendi il sentiero nord, non puoi mancarci! Tenete duro, ragazzi! Mi sono scocciato di averli alle calcagna! Giti forte, Callahan! Ok, siamo salvi, ma e i nostri soci? La sola speranza che ci rimane sono i jet trampoli a molla del professore! Da questa altezza? Ok, ci sto! Pronti?
Silenzio, non pronti, sì! E adesso vediamo se riusciamo a raggiungere il treno. Molto bene, signori, siamo pronti per aprire la cassaforte. Sono pazzo di te. Benissimo. E questa è fatta. Ora speriamo che il rilevatore prenda questo guanto per la vera mano di Watkins. Hai appena realizzato l'impossibile, capo. Non per niente sono l'incontrastato genio del crimine. Squalo, testa dura, pronti? Siamo in posizione, Ciccoso. Eccolo che arriva. Tieniti forte, ora ci facciamo scarrozzare. Ciccio! Adesso prenderemo l'oro e non ci saranno più sbirri a darci fastidio. Dobbiamo salire su quel treno! Bel tiro, Doug! Devono essere Squalo e Testa Dura, tutti pronti a scaricare l'oro! Guardate gli sbirri! Sbarazzatevi di loro! Con piacere! Nannati questa feste! Non potete fermarci proprio ora! Spiacente, ma così vuole la legge! Ora ti incollo a dovere! Fermo! Detesto quella robaccia! Hanno preso Squalo e Testa Dura! Bene, due in meno con cui dividere il bottino! Per fortuna gli altri sono fuori gioco. Dichiaro immediatamente aggiornata la sessione del Gran Consiglio del Crimine! Oh, e tutti quei bei lingotti! Ecco cosa succede a sfidare il lungo braccio della legge! Però dobbiamo assicurarci che lo sciccoso e Amazzonia non se la squaglino! Oh, Saitawa! Noi prendiamo la strada alta, voi fate quella bassa! Via! Non sia mai detto che Amazzonia lasci così la scena del delitto. Darò un ultimo saluto a quegli odiosi sbirri. Ok, Jones, da bravi. Dobbiamo trovare Miss Muscolo e il suo adorato ciccione. Ehi, bambolotti, cercavate me? È il mio sport preferito, usare i poliziotti come birilli. Chi non salta è perduto, Jones! Prendo quel pulsante, dovrei staccare il locomotore. Sei arrivato alla fine della corsa, sciccoso. Non ne sarei tanto sicuro. Oh no, sciccoso ha staccato il locomotore. Lo sciccoso se la sta squagliando. Il Gran Consiglio del Crimine si riunirà un'altra volta. Se lui non può realizzare il colpo, non è detto che Phoenix Amazzonia non possa riuscirci. Il treno è senza controllo! Oh, ed è mio! È tutto mio! Oh, stiamo per sfracellarci! Siamo finiti! Era un crimine quasi per... Oh, dobbiamo fermare il treno! Senza il locomotore c'è un unico sistema, però... Parla, quale sarebbe? Appoggiando la mano su quel rilevatore dovrebbero entrare in azione i freni, ma... Così, amico. È Ken Scoffrey che vi parla. Sono qui con gli eroici poliziotti che da soli sono riusciti a sventare la più grande rapina al treno mai tentata. Con coraggio hanno salvato parecchi miliardi del nostro magnate texano. Inutile dire che sono estremamente grato a tutti questi bravi agenti. Se non fosse stato per... le mie tecniche di addestramento. Non sarebbero mai riusciti in questa impresa. Beh, sì, ci vuole un certo tipo di uomo per guidare altri uomini. Un ufficiale integerrimo e capace, con la testa sulle spalle e i piedi bene per terra.